Salve a tutti, eccoci qui di nuovo un altro video sul mio canale YouTube. Questa volta l'argomento è Teoria del valore di Tsunesaburo Makiguchi, che è un pedagogista giapponese. Siamo a fine 800, primi 900, lui nasce nel 1871 e 1944, quindi morirà in carcere nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, per ragioni politiche, per ragioni religiose, e poi nasce in un periodo in cui inizia la famosa era Meiji, cioè finisce storicamente, molti ricorderanno il film L'ultimo samurai, è l'era dei samurai, poi Tokugawa, e c'è la restaurazione dell'impero, quindi dell'imperatore celeste. Adesso parliamo della teoria del valore di questo pedagogista e pedagogo giapponese. Allora lui parte su un assunto, cioè che per vivere felici nella vita bisogna creare valore. Ma in che senso creare valore? Allora lui mette in atto una triade: guadagno, bene, bellezza. Questa triade la possiamo mettere, o meglio, la possiamo collocare e utilizzare in qualsiasi cosa. Facciamo un esempio: lavoro e sentimento. E allora, il lavoro, la cosa più semplice è dire guadagno, certo, il guadagno economico, ma anche che tipo di utilità, di rapporti io ho nel lavoro e anche con le persone con cui condivido il luogo di lavoro. Poi la bellezza nel senso estetico, ma nel senso anche emozionale, che mi piace il lavoro che faccio. O non mi piace, per esempio, no? Facciamo il doppio delle cose, no? Cioè, siamo in antitesi, il contrasto, cioè mi piace, non mi piace in questo caso, oppure guadagno, non guadagno. Terza cosa, il bene, cioè il bene collettivo per gli altri, oppure l'opposto, che non fate il bene agli altri, quello che io sto facendo nel mio lavoro. Stessa cosa nei sentimenti, cioè che guadagno ho nel senso anche energetico del termine, che scambio ho di rapporto, di qualità di rapporto. La bellezza è mi piace quella persona, mi piacciono più esteticamente, emozionalmente, no? Emotivamente. E il bene, cioè che il nostro rapporto dà un beneficio alla collettività, non è chiuso in noi stessi. Ecco, in questa triade il nostro pedagogista vedeva un percorso di felicità, cioè come un tavolo con tre gambe, questo poteva essere in equilibrio, potrebbe essere in equilibrio il modo con cui un uomo può essere felice, quindi questo diventa sempre una ricerca della felicità su questo aspetto. Lui fu anche un maestro e un preside. Questo perché? Perché lui, quello che lui interessava, e lì entrò in contrasto col periodo giapponese, nazifascista e liberismo giapponese, che volevano più sudditi, no? Invece lui voleva creare cittadini liberi. Quindi la sua idea era formare uomini, quindi da quei bambini che si formasse dentro una cultura. Una cultura che è una cultura sia una cultura personale, e non trattava i bambini come contenitori, ma bensì un po' maieuticamente fa uscire fuori quel loro talento, quello che avevano dentro, e metterlo in atto. Infatti lui all'epoca era dei primi che parlò della scuola a tempo parziale, cioè come oggi chiamiamo alternanza lavoro. Cioè mettere in pratica la teoria. Andava, che ne so, da un calzolaio, andava da un artigiano e quant'altro, e quindi quello che era la teoria di come poteva, sui libri poteva spiegarti, che ne so, come funzionava un macchinario, andava direttamente in officina e capivano come funzionava il macchinario. Questo perché all'interesse era che il ragazzo sviluppasse se stesso e quindi si formasse come uomo dall'interno, non dall'esterno, condizionato da uno Stato, condizionati in quel caso dall'impero che voleva creare sudditi per la guerra. Io concludo così questo video leggo un breve passo del mio libro Tsunesaburo Makiguchi, un pedagogista in kimono, e vi leggo un passo per me molto incisivo. Allora, qui dice: sarebbe stupido pensare solo al bene della collettività, perché anche una persona che sviluppa pienamente le proprie potenzialità in realtà è una persona che già si sta occupando del bene della collettività. Ecco, questa cosa che rimane, diciamo, in parallelo
col mondo greco, cioè quando un uomo sviluppa le potenzialità, il proprio talento alla massima espansione, lì c'è lo sviluppo dell'essere e quindi la sua felicità personale, la quale inevitabilmente condiziona positivamente, si sviluppa, si allarga verso l'altro, così come dice prima Kikuchi, così è anche l'idea nel mondo greco antico. Vi ringrazio, se vi piace iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e mettete mi piace. Al prossimo video.